Ciao ragazzi, bentornati. Sì, oggi siamo ancora in compagnia del Huawei P40 Lite per parlarne finalmente in maniera conclusiva, finale. Dopo infatti aver analizzato la situazione App Gallery, dopo aver analizzato la situazione store alternativi, perché dal mio punto di vista, anzi potrei dire anche in maniera oggettiva, non è sicuro installare i servizi Google in maniere non ufficiali su questo telefono, ecco, dopo tutte queste considerazioni arriviamo finalmente a trarre le conclusioni, che sono poi proprio quelle che ho lasciato nel titolo, ovvero probabilmente lui è il miglior medio gamma Huawei, medio basso in realtà dovremmo dire, che io abbia provato nel peggior periodo storico probabilmente per Huawei. Questo telefono non venderà tantissimo e la causa non è lui, cioè finalmente lui è un medio gamma che va bene. Addio Kirin 650, 710 che ci davano tantissimi problemi, laghicchiavano, scattavano, senza doppi termini. Fosse uscito l'anno scorso lui avrebbe venduto davvero un botto, tantissimo. E invece quest'anno farà molta fatica probabilmente. Parliamone. Esteticamente è comunque qualcosa di originale, non originalissimo, capiamoci, però quando lo vedi dici subito, ah ok, questo è un P40 Lite. Questa colorazione verdina, ma comunque un verdino scuro sobrio, mi piace. Il frame opaco, queste camere a quadratone che comunque alla fine, vabbè dai, so passabili, almeno il quadrato è tutto pieno e simmetrico. Mi piace la pulizia delle linee, ma più che altro mi piace già sul frame, notate questo fingerprint laterale. Mi piace perché funziona alla grande, davvero appena lo sfiori, bam, si sblocca. Non devi cliccare, non devi far nulla, funziona davvero benissimo. Certo, questo anche perché non abbiamo comunque un fingerprint sotto al display, dal momento che il display è comunque un IPS con il foro, come potete notare, lì in alto a sinistra. Foro che non è poi troppo invadente, comunque abbiamo tutte le icone di notifica, abbiamo tutte insomma le icone di sistema, la percentuale della batteria, l'ora. Inferiormente abbiamo il jack, abbiamo la Type-C che ovviamente non ha uscita video, abbiamo un microfono, abbiamo lo speaker mono, ma comunque che funziona molto bene. Vi stavo dicendo del foro, vabbè, foro che ovviamente integra la fotocamera frontale che possiamo sfruttare anche per lo sblocco col volto, che comunque dai è abbastanza veloce. Il display, vi stavo dicendo, è un IPS che non ha nulla di speciale, capiamoci. È un classico display che comunque si vede abbastanza bene. Preapplicato c'è una pellicola che ho lasciato dato che lo sto usando questi giorni in casa, quindi non ho grandissime necessità di avere un display perfetto sotto la luce del sole. La pellicola peggiora un po' l'esperienza sotto al sole, ma insomma. I sensori di prossimità e luminosità sono qui, sulla destra. Notate che perché c'è la pellicola che ha una sorta di apertura. E parliamo subito di due cose chiave, ovvero lo speaker e i microfoni. Infatti lui comunque funziona benissimo in 4G+, VoLTE LTE, e vi lascio un piccolo esempio di chiamata. Pronto, pronto, ecco, questi sono proprio i microfoni del Huawei P40 Lite in chiamata in interna, in questo caso in un ambiente dove c'è anche un pochino di rimbombo, quindi vediamo come risulta. Adesso vi faccio sentire un attimo in esterna, ovviamente in giardino. Ecco, adesso sono in esterna, quindi un po' più di suoni ambientali, sto anche camminando contro vento, anche se è davvero poco vento, quindi vediamo come lavorano i microfoni in questo caso. Speaker al massimo. No, non ho sentito, chi è stato? Frankenstein, il morto che cammina. E ok, una volta sbloccato iniziamo a utilizzarlo e notiamo che l'interfaccia grafica è basata su Android 10, quindi ok, siamo molto aggiornati. Però insomma l'interfaccia grafica l'ho trovata molto migliorata rispetto al passato, adesso è molto più semplice graficamente ma comunque appagante, abbastanza colorata, c'è stato qualche piccolo miglioramento, ma più che altro questo Kirin 810 fa girare il tutto davvero alla grande. Siamo accompagnati ovviamente da 6 GB di RAM DDR4, 128 GB di storage, tra l'altro con file di sistema F2, FS. Ragazzi, che vi devo dire, gira tutto perfettamente. Non ho avuto mai un micro lag, un freeze, qualcosa di strano. E anche nel gaming, andando a far girare un 7 Deadly Sins, gira alla perfezione, davvero alla grande. Molto meglio di un 710, per dirvi cosa ho usato fino a qualche giorno fa. Purtroppo molti giochi non li ho potuti proprio provare, per esempio Fortnite ha girato per un giorno e poi non ha più deciso di funzionare, Call of Duty non gira, tantissimi altri giochi non funzionano, tanti non li ho proprio scaricati. Quel discorso ragazzi non lo riprenderò, l'abbiamo già fatto sulle applicazioni, sui servizi Google, l'unico discorso che posso ampliarvi sui servizi Google è sui consumi, ovviamente non avendo tutti quei servizi in background che poi tra l'altro ciucciano anche un po' tra virgolette informazioni e cose ed altro, se per esempio avete attivo la scansione,
eccetera, quindi quello vi fa consumare molto più batteria e anche dati. Ecco, qui non c'è tutto ciò e quindi la batteria già tra un SoC molto ottimizzato e la mancanza dei Play Services è davvero una cosa pazzesca. Abbiamo ovviamente a disposizione il Bluetooth, che vi confermo è un 4.2 non un 5, e qui mi permettete di fare una precisazione: ma che senso c'ha che tu mi vendi un telefono col Bluetooth 4.2 e mi ci metti insieme le FreeBuds 3, che sono il top del top delle cuffiette Bluetooth Huawei con Bluetooth 5.0, poi mi compro il Mate 30 Pro e mi dai le FreeBuds Lite che hanno Bluetooth 4.2 sul telefono che c'ha un Bluetooth pazzesco? È proprio una cosa che non c'ha senso, cioè fai il contrario, qua dammi le FreeBuds Lite e calami un po' il prezzo e là mettimi le FreeBuds 3, vabbè, sono cose che non capirò mai davvero. Piccolo discorso sulle applicazioni streaming, perché come vi dicevo non abbiamo il DRM L3, ve lo dicevo nel video di ieri, e quindi ciò comporta che ovviamente applicazioni come Prime Video non le vediamo in HD, Team Vision non lo vediamo in HD, Netflix non lo vedete in HD, Disney Plus, io sento molte persone che non riescono a farlo girare, a me stranamente funziona, e funziona anche in HD, non so come, non so che è successo, però funziona e quindi boh, me lo tengo così molto stretto. E ci manca di parlare del reparto fotocamera, adesso abbiamo una camera standard e poi anche una ultra grandangolare, come potete notare, che aggiunge un qualcosa in più, seppur la qualità non sia poi pazzesca. Guardate, faccio proprio un punto e scatta così al volo, tanto non è che le foto di questi giorni siano tanto meglio, con il lockdown stiamo qua dentro a casa, raga, non è che possiamo fare foto pazzesche. Anche valutare proprio le fotocamere è molto più complicato in interna, in ambienti così stretti. Però per quel poco che vi sto facendo notare, non sono foto proprio stellari, sono telefoni che allo stesso prezzo fanno foto migliori. Ma più che altro in certe situazioni, come con un po' di buio, ma neanche troppo, parlavamo delle 6:30 di sera più o meno, ho provato a fare dei selfie mentre stavo facendo una camminata a 4-5 km/h sul Tapirulan. È venuta una roba stranissima, guardate che effetto strano che c'è sul volto. Su questa fascia di prezzo mi aspettavo qualcosa in più in quell'ambito selfie. In video non sono malvagi, nelle foto in generale c'è un po' troppa pulizia secondo me di immagine, però vabbè, dai, tutto sommato è una camera approvata per questa fascia di prezzo. Rimanderò le mie valutazioni appena si potrà uscire a scattare qualche foto un po' più seria. Escluso questo, però ci sono da trarre delle conclusioni, e sì, comunque io confermo quello che vi ho scritto nel titolo, ovvero che lui probabilmente è il miglior medio gamma, soprattutto di questa famiglia di prodotti light, migliore che abbia mai provato e che sia uscito sul mercato, perché comunque è uno smartphone completo. Abbiamo un buon display, tante memorie che comunque sono anche veloci, abbiamo delle buone prestazioni, un fingerprint molto rapido, qualche virgoletta che poteva essere sistema tipo il Bluetooth 5, ma alla fine a questo prezzo non ci si può lamentare, almeno non ci si poteva lamentare ci fossero stati i servizi Google. Senza servizi Google, purtroppo questo è il miglior medio gamma Huawei nel peggior momento storico. È davvero difficile consigliare questo telefono senza la possibilità così molto semplice di utilizzare Instagram, Facebook, WhatsApp in maniera ufficiale, le tre applicazioni più usate probabilmente in Europa, in America. Ok, le scarichiamo in altri modi, dal sito, in modi non ufficiali, ma capite che stiamo parlando di qualcosa di non ufficiale. E se dopo un anno non sei riuscito a portare questo trittico di applicazioni fondamentali per l'Europa, non sei riuscito a portare i top grossing game, ovvero non sei riuscito a portare tutte quelle aziende che producono giochi per mobile, che fatturano milioni e mila di euro vendendoti moneta virtuale, che quindi sono ben felici di venire sul tuo store dal momento che venderanno ancora di più e non gli costa poi tanto cambiare la versione, ecco, se non sei riuscito a far ciò dopo un anno, non lo so, non vedo un futuro roseo per App Gallery. Spero ovviamente di sbagliarmi, spero che ci siano sviluppi incredibili che riportino Huawei dove meritava, perché comunque Huawei aveva un po' spaccato il mercato, aveva portato molte novità e comunque era un bel concorrente per gli altri, quindi la mancanza di Huawei in maniera competitiva sul mercato potrebbe essere comunque una cosa negativa anche per tutte le altre aziende che potrebbero adagiarsi sugli allori. Per questo video è tutto, ragazzi, noi ci vediamo domani, credo, con un nuovo video, forse un altro smartphone, chissà.